una cosa nuova. Quando sono entrato qua 2 giorni venerdì con il ragazzo, 5 armati, e abbiamo chiesto, avete autorizzazione di entrare qua? La prima cosa è di dire sta zitto con il gesto sulla bocca, la bocca, peraltro, e mette la mano sul pistole. È ancora forte lo sgomento tra i volontari e i mediatori culturali di Bardonecchia, dove venerdì sera, in una sala di accoglienza, 5 doganieri francesi sono entrati armati per controllare un migrante. Le Onlus coinvolte hanno ricevuto oggi la visita del prefetto di Torino. Ringraziare i mediatori, i volontari per il lavoro che stanno facendo in un progetto che nasce negli accordi istituzionali tra i sindaci, in particolare il sindaco Bardonecchia e la prefettura. Un bel lavoro, ancora oggi un minore che rientrerà nei centri di accoglienza integrati. L'accordo doganale è sospeso fino a nuovo ordine. Nessun furgone con poliziotti o doganieri francesi varca il confine, ma il dialogo tra istituzioni non si è mai interrotto. In contatto con le autorità francesi? Io sono per una visita e per rinsaldare questo rapporto e poi nei prossimi giorni si lavorerà insieme. Il progetto dei volontari di Bardonecchia non si ferma. Ciò a cui noi teniamo di più è proprio continuare a lavorare affinché qui non si replicano le dinamiche di altri luoghi del territorio nazionale, per esempio 20.